un sol ricordo t'appartiene. Non gettarlo ancora fuori dal tuo cuore. Se ci separo, se ci allontano, l'ala del destino. Non ne ho colpa, no, e mi sentirò sempre a te vicino, vicino. Non dimenticar che t'ho voluto tanto bene. Forse nel mio cuore puoi trovare ancora tanto e tanto amore. Ether, io non ti ho dimenticato, però non ti si vede più al mercato. Non mi piacciono i costi della cicoria. E perché i ravanelli? Guarda, il cavalfiori. Non e le rape? Non ci vengo più. Non ci vieni più al mercato? Neanche al supermercato? Renato. E che se mangiamo stasera? Renato, mi dispiace, non ci vengo più. Ma perché non vieni più? Non ci vengo più. Ti prego, Renato. Ma mi devo mettere a dieta. Ciao, Renato. Mannaggia, Ede. Non ci vengo più. Gelosia, lui che ha inventato il musical, lui che ha inventato l'avanspettacolo, ma guardate, che dico, il varietà. Guardate, io sono venuto per dirvi Ginger and Fred. You are so gentle. No, ma alludevo a Mastroianni e la Masina. Te saluto. Figurati se te fa un complimento. Figurati. Benvenuto. Sei troppo. Ho già visto. Senti, posso aprire un piccolo... Sì, apri. C'ho già il mio macchingegno. Senti, Dorelli, qui lo spettacolo italiano sta messo un pochino male. Sì. Dai tempi di Carinè e Giovannini, del Sistina, di quei gloriosi cartelloni. Che dobbiamo fare qui per riguadagnarci? Intanto bisognerebbe toglierti un po' di capelli, sennò te li mangi. Lo so, ma è tutta la tua quelli che mi sono andati via. Ta sei giocata a Arto Dip. Sì. Capito? No, però sia chiaro che se anche ne avessi pochi, lasciandoli crescere, il codino viene anche a me. Ma lui la sera si toglie questo posticcio e c'ha delle trecce stupende. Tu puoi tirare quanto te pare, il posticcio ce l'avrà, sai chi? Ce l'ha lei. Senti, allora che dobbiamo fare? Senti, ci dai una mano per rimettere in piedi questi musical in Italia? Siccome, no, come vai il musical in Italia? Che c'entro io col musical? Guarda come si mette al centro. Allora, siccome so e vorrei tanto che tu cantassi una canzone e hai bisogno di tempo per cambiarti e 30 preparare. Secondi bastano? 30? Sì. Ma anche di più, io vengo con la barina, che se stanno a dire? Però non glielo dire a Johnny. No, non lo dico a Johnny. Sipario, se no ci puoi. A presto. Sembra di rete. Bravissimo. Ciao, a presto. Grazie Renato. Allora. Tu ce l'hai il microfono? Ah sì. Io c'ho il microfono. Cosa possiamo inventare per questi 30 secondi, 45 secondi per dare il modo, insomma, a Renato di cambiarsi e preparare. Aspetta. No, non guardare, non spiare, sennò c'è più la sorpresa. Quasi. Senti, cosa facciamo? Vogliamo fare una prova di qualcosa che dobbiamo fare dopo? No. No, tiriamo via la sorpresa. No. Perché dopo c'è una cosa. Bella testa che c'è giù. No, dimentica. Fallo anche come un attimo, ti dispiace. Fai qualche? Che t'ho voluto tanto bene con i ravanelli. Anche al supermarket. No, non ci vado più. La cipolla c'è, le patate pure. Pure i ravanelli. Io credo che all'incirca dovrebbe essere già pronto perché Renato è velocissimo, però per questa volta vorrei che fosse
Ether, a presentarlo alla grande. Vai. Alla grande ho detto, non subito. Non ci sono termini. Non ci sono tante parole di presentare questo personaggio, perché non è soltanto un cantante, è anche un grandissimo personaggio. I Nuovi Santi, Renato Zero! Hey!